Si chiama CyberLife, il progetto di informazione e formazione sui pericoli della rete, sulla navigazione consapevole, ma anche sulla risorsa di Internet. I vostri figli navigano sicuri e voi? Se ne è parlato questa mattina nel corso dell'incontro che si è svolto nei locali della Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio di Gela. Durante l'incontro ho esaminati alcuni dati raccolti nell'ambito del progetto. Ho coordinato questo progetto pilota che vede come campione 225 ragazzi dai 10 ai 13-14 anni. Abbiamo fatto anche contemporaneamente un'inchiesta per vedere quali sono i problemi che si incontrano con questo utilizzo smodato di Internet. E vediamo che vengono fuori anche alcuni reati, come per esempio furto d'identità, acquisti online da parte di minorenni, cyberbullismo. Da qui abbiamo cominciato una specie di formazione sia per i ragazzi, ma soprattutto anche per i genitori, perché molti genitori abbiamo notato che non hanno la percezione del reato che commette il proprio figlio. L'attività dell'osservatorio per il contrasto alla dispersione va di pari passo anche con delle ricerche come quelle che sono state condotte dalla Fondazione. Vale a dire, attraverso la scoperta di quelle che sono le emergenze relative ai problemi dei nostri ragazzi nel loro rapporto con la rete, nel loro rapporto col mondo digitale, nel loro rapporto con quella che è la nuova socialità, che è la socialità virtuale. Bene, gli studi e le conoscenze che sono state realizzati nell'ambito di queste tematiche sono utilissime per scoprire e per contrastare eventualmente anche casi di grande disagio che i ragazzi manifestano all'interno delle aule e che possono essere prodromici, proprio come forme di disagio, prodromiche a quella che potrebbe essere la loro dispersione, il loro allontanamento dalla scuola. Ecco perché siamo veramente ben felici di avere a suo tempo abbracciato questa iniziativa, ma di continuare ad abbracciarla perché è un ulteriore supporto del sociale per un'emergenza importante come quella della dispersione. Viene fuori un'analisi molto particolare, un'analisi che fa capire la non preparazione culturale dei ragazzi e l'abuso che si fa dei mezzi di comunicazione. I social sì, sono interessanti, ma bisogna essere preparati per l'uso. Diventano mezzi per poter fare di tutto e di più, dalla falsità che vola alla foto non autorizzata, al momento di scherzo, al momento anche di offesa tra i ragazzi. È una riflessione che tra poco ripeteremo perché questo incontro serve a restituire all'amministrazione, alla città, l'uso che di questi mezzi i ragazzi fanno, ma soprattutto la cosa interessante è che noi abbiamo lavorato con i genitori perché i problemi che i ragazzi vivono è un problema di riflesso perché non c'è la preparazione dei genitori all'uso dei social.